Lo stato di coscienza ideale è l'assenza di desideri. Ciò che noi percepiamo è una parte di Dio in Dio, ma che non esiste quale noi la percepiamo. Dio è internamente amore ed esternamente vita. Dio è l'unità che risulta dalla fusione della molteplicità. Dio è quello stato di coscienza in cui è presente, eternamente, la reale condizione di esistenza del tutto, congelata eppure in movimento. Dio trascende la totalità del tutto. Dio, io ti ringrazio per avermi donato la coscienza di esistere, per aver fatto sì che questa coscienza di esistere passasse dal mio esterno per arrivare alla parte più intima di me stesso, risalendo la corrente come una trota che cerca il punto migliore per depositare le sue uova. Identificarsi in Dio significa essere Lui. Lo stato di coscienza ideale è l'assenza di desideri. Ciò che noi percepiamo è una parte di Dio in Dio, ma che non esiste quale noi la percepiamo. Dio è internamente amore ed esternamente vita. Dio è l'unità che risulta dalla fusione della molteplicità. Dio è quello stato di coscienza in cui è presente, eternamente, la reale condizione di esistenza del tutto, congelata eppure in movimento. Dio trascende la totalità del tutto. Dio, io ti ringrazio per avermi donato la coscienza di esistere, per aver fatto sì che questa coscienza di esistere passasse dal mio esterno per arrivare alla parte più intima di me stesso, risalendo la corrente come una trota che cerca il punto migliore per depositare le sue uova. Identificarsi in Dio significa essere Lui.